Lunedì sera, che cosa possiamo fare? Hai aperto il frigo, ci sono dei cioccofiocchi dimenticati sul ripiano più in basso, vuoi mangiarlo? Non so cosa mi aumentano. Allora, proviamoci. Potrebbero mettere il coraggio. Ne hai mangiato un pacchetto. Il cioccolato freddo era incredibilmente dolce. Quindi non ho sprecato la serata? Scusami, allora, volevo vedere. No, non c'è Tanaka, scusami. Forse le offerte dei 3 giorni successivi è se non le compri nella giornata in cui esce, quindi domenica. Boh, non l'ho capito. Allora, cosa possiamo fare? Io leggerei ancora e completerei questo qua del coraggio, anche se non piove, ma non abbiamo molto altro da fare, quindi via. Hai finito di leggere l'adorabile Macho, il tuo coraggio è aumentato e sei diventato da affidabile a prode. È il terzo livello questo, giusto? In teoria, forse, spero, riusciremo a rispondere alle domande che hanno bisogno di coraggio. vabbè però. È vero. Esatto, siamo gli eroi di Inaba. Ma quindi scusami, le attività del club sportivo vengono fermate per tutta la stagione delle piogge? Che siamo qui? Sì, quello è vero. Che bello! Gomi-hiroi? Nanno shugyo da yo? Yoru dake wa chotto tanoshii kamo. Hangou suihan toka tento de netari toka. Oh no, dormire in tenda. Watashi tachi 4 nin han issho da yo. Ovvio, chiaramente. Masaka, yoru mo issho? Shine. Tento wa danji tachi. Ittoku kedo, yoru ni tento nukedasu to ippatsu teigaku da kan ne. E vai, mi faccio spellere. Esatto. Vabbè, è almeno un'esperienza, dai, ve la fate. E vai, finalmente vedremo il costume della tizia. Succa. Oyogenda. E tra l'altro vedremo anche il nostro costume che ci ha regalato Dojima. Oh, ciao. Ehi, Phoenix, sapevi che siamo nella settimana della salute? Non fai parte dell'associazione studentesca per la salute? In parole povere, sei un fannullone. Mi stai chiedendo di entrare nell'associazione perché non hai nessuno che lo fa, vero? I ragazzi così pigri non li sopporto. Ecco perché ti ho iscritto al posto di un membro assente per malattia. E vai. Non è giusto. Zitta tu. Non so come funzioni la scuola in città, ma qui gli studenti hanno tutto il dovere di contribuire. E non venirmi a dire che non sei all'altezza di un compito tanto semplice. Non voglio farlo. Va bene, lo farò. Capisco, capisco. Allora fila subito in infermeria. Ti stanno aspettando, visto che avevo già fatto il tuo nome. Ringraziami pure. Confident? Buona fortuna. Ciao. Ma siete ancora voi quelli del club di teatro? Oh, sei Phoenix-kun, giusto? Il nuovo studente, se non sbaglio. Lo so che non erano loro, è solo che usano 4 modelli sto gioco per gli studenti, santo Dio. Per caso ti sei fatto male? Quando sei caduto dal cielo perché sei un angelo, dici di essere stato mandato qui per sostituire il membro malato. Grazie al cielo, siamo a corto di personale. Dobbiamo girare per la scuola per vedere se qualcuno ha bisogno di aiuto, ma uno di noi deve rimanere qui. Phoenix-kun, potresti restare qui e occuparti delle persone che vengono in infermeria? Lascia stare le medicine, ovviamente. Se dovesse servire, usa la cassetta del pronto soccorso. Per il resto, devi solo parlare con i rappresentanti e rispondere al telefono, ma sono cose che succedono raramente. Wow, i membri dell'associazione studentesca per la salute si sparpagliano per la scuola. C'è qualcuno qui? Salve, sono Kitao, del Santo Pharmaceuticals.
Posso parlare con un adulto? Oppure potresti riportare un messaggio da parte mia? La scuola ha ordinato della garza, ma avrei bisogno di sapere se possiamo consegnarla tra 2 mesi. Porta i miei saluti all'infermeria. Wow, 2 mesi per una garza? Grazie per l'aiuto, è successo qualcosa? Hai detto del rappresentante dell'associazione farmaceutica. Oh, dovremmo farlo richiamare dall'infermeria, ricordi il suo nome? Kitao della Santo Inc. Oh, era per le garze? E che ha detto? Possono consegnarla tra 2 mesi? Ah, capisco, chiamerò l'infermiera. Riferirà il messaggio all'infermiera. Li ho contattati subito, grazie. Hai riportato le informazioni esatte, la statistica di conoscenza è aumentata, la tua statistica di dialettica è aumentata. Va bene, parliamo di quello che abbiamo scoperto qui a scuola. Allora, il primo gruppo. Ah, giusto, sei andato da solo? Già, visto che Konishi è assente. Ah già, Konishi-kun, non c'è da stupirsi dopo quello che gli è successo. Già, poveretto, dovrei lavorare anche per lui. Ehi, ragazzi! Ah, ok, scusate il ritardo. Oh, no, è tutto ok. Non devi venire per forza, davvero. Deve essere tu a lavorare al negozio di famiglia, giusto? Abbiamo un sostituto, tranquillo. Oh, non voglio essere l'unico. Beh, allora puoi aiutare Phoenix-kun a pulire questa stanza. Stiamo andando a parlare con l'insegnante. Perché non mettete un po' a posto e tornate a casa? Beh, ci vediamo. Oh, sono Konishi del primo anno. Ah, tra l'altro l'avevamo anche visto camminare per strada un giorno. Ah, giusto! Non l'avevo collegato, cavolo. Conoscevi Konishi? Sono suo fratello. Sei amico di Hanamura, giusto? Lo detesto. E odio anche te. Posso andare a casa ora? No, aiutami a pulire. Non fare il ragazzino. Devo aiutare a casa. È un disastro. Lo capisci, vero? Va bene, dai. Puoi andare. A presto. Hai fatto la tua parte aiutando l'associazione studentesca per la salute, come ti è stato ordinato. Gli altri membri non sono tornati e hai deciso di andare a casa. Eh beh. Va bene, nuovo confidante in pratica. Bentornato. Allora, vediamo un attimo le nostre statistiche. Abbiamo coraggio al 3° livello. E già questo, siamo a posto. Dobbiamo aumentare conoscenza e comprensione al momento. E anche la dialettica, ovviamente. Diligenza non mi sembra al momento la cosa più utile. C'è Yosuke, poi vediamo chi altro c'è. Chie non c'è, strano. Ok, c'è solo Yosuke. Vediamo cosa ci dà oggi Aya. Ultra piccante, cavolo. Proprio oggi che non avevo bisogno del coraggio, Dio mio. No, grazie, a sto punto la passo con Yosuke. Vabbè, però, portiamoci avanti, dai. Stavo pensando di passarla con Yosuke, perché tanto il coraggio ce l'abbiamo. Ma dobbiamo portarla a livello 5, a prescindere. Aia, grazie mille, 800 yen. Dammi i soldi, vai via. È già giugno, eh? Beh, buone notizie. Tatsumi-kun del primo anno è di nuovo tra noi, per cui date un buon esempio. So che è la stagione delle piogge e che potreste essere poco motivati, ma infondiamoci di coraggio l'un l'altro, ok? Ad ogni modo, non sopporto questo tempaccio. Non posso allenarmi all'aperto, ma non mi dispiace neppure guardare lo sport in TV. L'altro giorno ho visto la gara dei Eikindai. Quei movimenti leggiadri, quel senso di equilibrio. Ma capisco perché gli uomini temono di cimentarci, sì. Ehi, Star-kun, qual è il corrispettivo inglese di Eikindai? Balance Beam? Le hai suggerito la risposta che ritenevi corretta. Wow, mi sorprende che lo sai, Star. Ma se hai delle domande, Yukiko-chan, chiedi a me, non a lui. Eikindai, ossia trave di equilibrio, si traduce in balance beam. Scommetto che sentire la parola beam vi fa subito pensare laser, eh? Ma si riferisce ai timber, il legname. Mantenere l'equilibrio su una sbarra di legno è dannatamente complesso. Un'autentica sfida di nervi. Oh, non ci avevo pensato. Interessante. Sei un ragazzo sveglio, Star-kun. Grazie. Yukiko ti stima. Senti che tu e Yukiko vi siete avvicinati un pochino. La tua statistica di dialettica è aumentata. Chi è che viene adesso? Ma, sai che? Cosa hai sentito? Dimmi. Ushiro ni nosetari suruto sa, senaka ni gyutte naru rashii nda yo. Chi è che si siede dietro? Onna no ko ni kimatte nda ro. Cosa? Non... esatto, cosa ti premono da dietro? Io su che te, scusa. Ah! Lo so io cosa fa, ma... niente, Yosuke.
No, sei tu che sei un coglione. E anzi, le risposte che non mi danno, mi danno la risposta giusta. Certo. Perché no? È un manuale della scuola guida per il patentino dello scooter. Ed è vero, sarebbe utile andare da qualche parte. Beh, se riesci a studiare e fare anche l'indagine, io non ti dico di no. Non devi chiedere il permesso a me, Ciccio. Chi-senpai, Rinkan-gakkou nan skedo, nanka torikomi chuu ska? Ah, chitto na, bike no hanashi. Ah, io ce l'ho già la patente. Bike? どっか潰すんすか勝ち込みなら手伝いますよ勝ち込みじゃねえよていうか勝ち込みってなんだよバイクの免許取んねえかって話してんのメンキョ？え、エザット。そろそろプレーゾ。何？まさかお前。え、エザット。何に免許？ネス。まだ15っすから。あ、じゃあ。ねえのかよ。お前。 よくそれで続とやりあったな。どうやって追い回してたわけ? In bici. んなもんチャリで十分だろ。 Lo sapevo. Oh, Cristo. とにかくお前は密着計画には加えらんねえな。 密着? なんすか密着って? なんだ、マッサラボーチェ、コイオーネ! だから、これからの男のステータスに必要なのは、まずバイクと。 バイクと? 彼女だろ? Allora, noi siamo già a buon punto con le ragazze, quindi sembra un bimbo dell'asilo, quindi ti è passata? Sono wadai o koko de bussasu ka ne futsu. Iya ma fukkiru tsu ka fukkirane to sa. Yosuke. Nan tsu ka senpai wa sa. Oh, ma no, ma è cattiva questa. No, non intendevo in quel modo. Ore no tame omou nara. Ma no, ma sono stronzo. Ma così sembra veramente che sono stronzo. Perché lo toronsca? Non ca wakannei kedo. Bike to kanojo tte koto wa niketsu ni narunsu yo ne. Esatto. Genzuki niketsu kinshi ssu yo. Ne, wasureteta. Ussei na, ii no. Bike aru dake de joshi ga yotte kun no. Beh, certo. Jubun plus daro ga. Sì, sicuro. Ii ka? Yoku kike yo. 俺たちに彼女がいないのはこの街で出会いを待ってるからだ。小さな街でただ待ってたって何もできなくて当たり前だろ。パラペルテ、いうの、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 
恋にはタイミングってもんがあんだし、一日数本しかねえ電車なんて待ってられるか。バイクで颯爽と駆けつけて近づく女の子に、certo、クールに声をかけ、senza contare che puoi andare al massimo per le strade di città con un motorino però。たちまち仲良くなっちゃうわけさ。certo。フィレモン、フィレじゃねえ、里中かよ。フェロモン。バイクは男のフェロモンを増幅させるナンバーワンアイテムらしい。Sì, certo。フェロモン。お前、変態のリアクションだぞ。あ、サンタチェロ。だとごら。いいっすよ。だったらやってやるっす。辰巳幹事、男の魂、女どもに見せつけてやんぜ、こら。お前は無理だっつってんの。とにかく誰にも言うんじゃねえぞ。あっ、ファクーロ。いろんな奴に真似されたら俺らのフェロモン薄まりそうだしな。つうわけで相棒、免許のことおじさんに言っとけよ。うっす。お前じゃねえよ。てかお前のおじさん知らねえし。ノー、ポベリーノ。俺は本気だからな。え、アンケルウィ、ポルトロップ。絶対楽しいって。È vero che con una moto potresti svolgere le tue attività un po' più lontano. È vero.
Io lo prenderei non tanto per rimorchiare, ma per appunto visitare altre zone. Lo sapevo che la telecamera si sminchiava adesso. Parlerei della moto con Dojima stasera. Per oggi le lezioni sono finite. Qualcuno comparirà di nuovo nel canale di mezzanotte? Allora, cosa ha fatto la gente oggi? Dentro la TV, mangiato dai, studiato in biblioteca, rapporto dalla volpe. Probabilmente andrò dalla volpe, ma per il semplice fatto... ci sono già stato, aspetta, ho un vuoto. Comunque, andrei dalla volpe per il semplice fatto che così ci abbassa già il prezzo se viene nella TV con noi. Anche se mangiare Daya potrebbe essere una soluzione. Abbiamo aumentato il coraggio, dobbiamo aumentare le altre. Se arriviamo a livello 3 di tutte, dovremmo riuscire a parlare con Nanako e con Dojima. Allora, comprensione aumentata. Altruista. Conoscenza. Diligenza. Diventata forte, perfetto. Coraggio no, non c'era anche il coraggio in queste statistiche. Forse ogni giorno che lo fai cambia, però abbiamo aumentato delle statistiche importanti, dai. Quindi vorresti prendere la moto? Ah no, è Adachi. Oh, kaetetano ka. Sì, eccomi, ciao. Kimi wo taberu? Unagi. Super no dakeda. E quindi? Arigatta na. Umai su. Tokubai hin to wa omoenai desu yo ne. Ma dai, tanto io le cose di sconto me le mangio sempre, non rompere il cazzo. Kuzu mainichi kappumen de na. Zuru zuru urusei kara yondotta. Tsuyogatchatte. Honto wa Dojima-san mo dōryō to meshi tabetakattan desho? Sai zitto. Baka itten na. Demo unagi tte ii choice datta desho. Nanako-chan mo yorokondeta shi. Otō-san no kabu mo unagi nobori. Nante. Svecciatta kana unagi dake ni. Ii kara totto to kue. Non trattarlo male, poverino. Nanako-chan erai na. Tabetara sugu shukudai nante. Seccaku no unagi nan da kara. Motto yukkuri ajiwaeba ii no ni. Omae ga saburi sugi nan da yo. Skushi wa minarai. E mangiare bene, fare i compiti. Mimi ga itai su. Devi parlare con Dojima della patente per il motorino. Dosta? Ho abbastanza coraggio? Bike? Genzuki ka? Sou ka. Omae no toshi nara mo noreru nda na. Kedo na. Dovrei chiedere ai tuoi genitori. Ah, otō-san, sou iwazu ni. Koko ja bike mo hoshiku narimasu tte. Kimi no kimochi wa wakaru yo. Onaji moto tokai jin toshite. Sì, lo so, abbiamo parlato già l'altra volta. Toho ja ikura nan demo fuben sugiru yo ne. Non è poi malaccio, sì, mi dà un po' fastidio. Desho? Kangaerare nai yo ne. Sou wa ittemo na. Se dicevo di no, però probabilmente aumentavamo Dojima. Però vabbè, va bene uguale. Aho, yokei na koto iu na. Kui owattara sassa to. Pronto? Moshi moshi. Ore da. Ah no, strano. Wakatta, sugu iku. Adachi, dobbiamo andare, finisci il piatto. Sake nomanakute atari ka yo. Adachi, lei no shiryo tashika omae moshi datta na. Shiryo? Ah! Ano fushinsha mata detan suka? Ichiichi kuchi ni dasu na. Modoru zo. Sake ni kuruma notte ro. Ma io devo finire la mia anguilla. Shoni desu ka? Mada kimosui ga. Me la porto dietro. Ma scusami, ma è nella scatola. Prenditela e portatela via. Bike no hanashi da ga. Jibun de kimeta koto ka? Darika ni eikyou sareta to ka ja nai da na? Una mia idea. Ashi ga nai to fuben tte no wa wakaru. Da ga nirin wa kiken mo ooi da. Ho abbastanza diligenza e coraggio, frate. Vorrei che ti fidassi di me, farò attenzione. Omae nara daijoubu da rou ga. Kantan ni yurusu wake ni mo na. Devo chiederlo ai tuoi genitori. Sembra incerto. Eh beh. Ne riparliamo. Omae ga honki na no wa wakatta. Mazu wa menkyo da rou? Buji ni toretara mata hanashi wo kiite yaru. Sì, capo. Ore ga rusuban tanomu zo. Farò molta attenzione e studierò per la patente. Ehi, Kojo, hai parlato con tuo zio? Vediamo. Ehi, Yosuke. Io
俺だけど、バイクの件どうだった？なんか気になっちまってさ。cos'è mi spi bastardo？ マジか？ならすぐ取りに行こうぜ。もう勉強しねえと。絶対一緒に合格しようぜ。Ah, subito così? Neanche il canale di mezzanotte stasera? In realtà non sta piovendo, ci sono le nuvole. Vuole che a tutti i costi prenda la patente per la moto. Hai promesso di andare a fare l'esame con lui domani. E la madonna! Ti chiedi che sia il tizio sospetto menzionato da Daci in modo di scoprirlo per ora. Dovresti leggere il manuale che ti ha dato Yosuke e studiare per l'esame della patente. Io pensavo che c'era la scelta studiare oppure guardare il canale di mezzanotte, però effettivamente non sta piovendo. Ehi, coso, hai letto il manuale? Giorno. Yosuke sembra ancora addormentato. Appena mi buttavo a letto mi venivano in mente i dettagli, quindi mi rialzavo e continuavo a controllare il manuale. Alla fine non ho praticamente dormito. Se dobbiamo farlo, facciamolo al primo colpo. Come ti senti? Sarà una passeggiata. Ecco, ora riconosco il mio socio. Vedo che non hai dimenticato l'operazione rimorchio. Beh, vediamo di non far tardi all'esame. Andiamo subito dopo le lezioni. E vai, perdiamo la gioia. Perdiamo la giornata anche oggi. Dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite. Promesso Yusuke che oggi dopo la scuola, se sei andato con lui a prendere la patente, dovresti andarci. Non è che mi hai dato scelte, eh? Sostieni l'esame di guida con Yosuke. Le risposte ti vengono in mente senza alcuno sforzo. Passi l'esame con facilità. Hai ottenuto la patente dello scooter. Così subito. Bravo, tieni. Su, aspetta. Questo foglio è giusto, tieni la patente. Certo. Dovresti farlo anche a scuola allora, Yosuke. È incredibile che ancora in realtà forse abbiamo tempo per fare qualcosa. Ehi! Poi sta fumando vicino a una pompa di benzina, un pazzo questo. Com'è andato l'esame? Dall'esame della patente? Di minchia, di già. Te, presa. Minchia, una sera ci avete messo. Vabbè, io il pezzo di carta ce l'ho. Grazie. Esatto. Adesso sceglierò mille moto. Buona serata. Beh, io c'ho il motorino fuori casa. Certo, dimmi. Oi, Adachi. Salve, sono qui. Ma scusami. Da dove è uscito fuori il motorino? Lo so che è il tuo. Minchia, che culo. Grazie, è un bel mezzo. Gli intrecci burocratici, Mamma mia, Dojima tiene parecchio a questo scooter. Lo vedo. Adesso ti sparo, Adachi. Uruseezo, Adachi. Sugu donaru nda kara. Kedo bokura mo motto komari kiku ashi ga hoshii desu yo ne. De no fushinsha datte. Itsu dekuasu kamo shirenai nda shi. Bella domanda. Kono satsuei kizai shotte. Amagiya kara kono hen made hito nchi totte aruite run de sho? Hosoi michi mo shitteru mita. Adachi, ti avevo detto di stare zitto. Yokei na koto shabette nja ne. Già. Io scappo. Quella Daci è proprio un cretino a volte. Poverino. Nanako ni wa iu na yo. Che ho preso la moto che si è stato picchiato. Ridacchia in modo malizioso.
認めた以上うるさく言うつもりはないが、くれぐれも安全運転しろよ。Certo che basta una notte di studio così e passi l'esame in Giappone, tutto così veloce. Certo che te lo permetto. Dovresti fare pratica? Eh sì, lo proverò. Hai ricevuto lo scooter di Dojima. Andando in giro e imparando le strade potresti raggiungere altri posti. Che bello, ancora una giornata. Allora, calmi tutti. Ok, sono tornato giusto a scuola per vedere se c'era qualcuno di libero. Yukiko c'è, che volendo. Yumi c'è, quelli dello sport ci sono. Yosuke ovviamente non c'è. E c'è anche Chie, ok. Io non lo so, io non so chi scegliere. Mamma mia. Sono tutte belle, lo so che ce ne saranno ancora altre. Forse non dovrei scegliere così subito di impatto. Io però sono sicuro che lei, anche se la scegliamo, non conta. Cioè, nel senso, è un contenuto di Golden. È come su Mire in Persona 5. Però è vero anche che la scena di San Valentino era cambiata da Persona 5. C'era anche su Mire poi. Oh, signora, ha bisogno d'aiuto? Oh, sei l'ospite di Dojima-san. Ascoltami, il cavolo, è finito il cavolo. Cosa posso fare? Il nonno non mangia nulla che non sia stato coltivato in Aba. Va bene, vuoi che lo pianto? Davvero? Ma è fantastico! Ho bisogno di 3 cavoli. Sono felice di ricevere il tuo aiuto. Cavolo di Naba, chilometro zero. C'è un vecchio che ha bisogno di aiuto. C'è troppo umidità e una certa età diventa insopportabile. E la famiglia di mia figlia continua a sbraitare. Mi dicono di non sforzarmi troppo. Mi guardano con quell'aria dispiaciuta dicendo cose come: non credi che sia inopportuno alla tua età? Ah, non mi resta molto da vivere, lo so, ma non voglio la pietra di nessuno. Perbacco, quante preoccupazioni inutili. Comunque, avrò un piccolo favore da chiederti, se per te va bene. Certo, mi dica. Per caso, ti capita di imbatterti in molte chiavi? Ecco, ne cerco una in particolare, mi serve una vecchia chiave. Non ne ho trovata una, o sbaglio? Non chiedimi perché la cerco, però. Devo aprire una cosa. In cambio? Ah sì, che ne dici di una cosa che il denaro non può comprare? Va bene. Davvero? Beh, so che non ti capiterà di trovare una chiave così dal nulla, ma ti chiedo scusa, ma non posso farne a meno. Conto su di te. Ottieni una chiave vecchia. Ah, madonna mia, quanta gente ha bisogno di aiuto. Mi hanno scambiata di nuovo per mia sorella. Siamo talmente uguali che nessuno riesce a distinguerci. Siamo invidiati da tutti, incredibile, vero? Ho una richiesta da farti. Va bene. Vorrei tornare a casa con mia sorella, ma non so dove si è cacciata. La sto aspettando, ma non viene. Per caso l'hai vista da qualche parte? Proverò a cercarla. Davvero? La troverai, vero? La gemella scomparsa. La madonna, ma quanta gente oggi! Ehi tu, aspetta, posso parlarti? Sei libero? Va bene. Oh, che bello vedere un giovanotto dedicare un tempo a una signora come me. Ascolta un po', sai cos'è un velo da sposa? Certo. Oh wow, è ammirevole per un giovane come te. Quando una donna si sposa indossa un velo. Dicono che impedisca ai demoni di far crescere le corna dopo le nozze. Mia suocera insiste molto per farmelo indossare. Mi disse è scandaloso che tu non abbia pensato di indossarlo. Ha sempre fatto ciò che voleva nella vita. Dico davvero, non le piacevano per niente, credimi. Comunque mi rifiutai di indossare il velo e finimmo per litigare furiosamente nel bel mezzo della cerimonia. Senza rendermene conto, eccomi qua, attempata come lei e sempre pronta a discutere con chiunque. Però sono pentita adesso. Si potrebbe dire che mi sono finalmente cadute le corna, non credi? Comunque pensavo di appendere delle corna sul letto per celebrare la mia nuova visione della vita. Agli ospiti direi: oh sì, quelle mi sono cresciute dopo il matrimonio. Non le vende nessuno. Potrei cercarle io. Davvero? No, oh, sei troppo gentile. Conto su di te allora, assicurati che siano belle. Ottieni un paio di corna. Allora, io delle corna le ho ottenute, ma le ho date tutte quante al mio armaiolo. Questo vuol dire, la maggior parte degli strumenti le puoi trovare nei dungeon. Prima di darle all'armaiolo, vedi se ci sono missioni che le richiedono. Perché io le corna sono sicuro di averle trovate. Guarda, ma tutti oggi, eh? Voi giovanotti non lo sapete certo, ma in Aba una volta era una ricca prospera, tanto tempo fa. Era una città mineraria e tutti avevano le palle. Signore? Non ci venivano cose frivole come quelle che avete voi oggi. Tutti vivevano mossi dalla vera passione. Non sembra intenzionato a fermarsi, cosa vuoi fare? Continuiamo a ascoltarlo. Ah, tutta questa preoccupazione per il Naba mi sta stancando. In momenti come questo una bella sauna sarebbe l'ideale. Ma non serve a niente senza del carbone. Solo che non ne trovo da nessuna parte. Non c'è un giovane volenteroso disposto a portare del carbone a un povero vecchio. L'anziano comincia a guardarsi intorno furtivamente. Va bene.
Oh, con tutti i teppistelli che ci sono in giro, incontrare uno come te è splendido. E puoi anche aspettarti una ricompensa quando avrai trovato il mio carbone. Va bene. Ah, sono stanca di venire a scuola. È assurdo che abbiano ammesso quel Tatsumi. Ho sentito che ha creato una banda tutta sua e che va in giro a fare il bullo. Perché sono finita nella sua stessa classe? Ora sta ficcando il naso nell'edificio laboratori. Quanto è spaventoso. Sembra che Kanji stia facendo il bullo. Le voci saranno vere? Ne dubito. Però questo vorrebbe dire iniziare un nuovo confidant. Va bene, io avrei puntato più ad andare con Chie o con Yukiko. Però giustamente, se c'è un confidant nuovo vuol dire che fondendo poi le persone otteniamo dei bonus. Ehi Kanji, che stai facendo? Ehi Star Senpai, non stavo sbirciando, per niente. Perché fai quella faccia spaventosa? Hai qualcosa da dirmi? Sì, capisco, andiamo a parlare da un'altra parte allora. Sulla banchia del fiume Samegawa. Hai portato qui Kanji per scoprire la verità dietro i pettegolezzi. Allora? Perché mi hai portato qui? Che c'è? Vuoi farmi la predica, tipo? Sono solo qui per parlare. Perché parli come uno sbirro? Allora, che vuoi? Hai chiesto a Kanji dei suoi legami con la banda dei bulli. Eh? Bulli? Io? Senpai, sospetti di me? Voglio credere in te, io. Senpai, non sono stato io. Ecco, lo so, non è facile fidarsi di me visto che dicono che ero in una gang. Ma devi credermi. È colpa mia se metto in giro queste voci, eh? Se va avanti così vi causerò solo problemi. Nessun problema, su quello non ti devi preoccupare. Senpai. Quando hai tempo, ti va di sentire la mia versione? Mi sento torcere il budella e sono troppo stupido per sapere di cosa si tratta. Nonostante la sua goffaggine, sembra che Kanji stia cercando di un'occasione per cambiare. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra voi due. Io sono te, tu sei me. Hai stretto una nuova alleanza. L'imperatore. Hai stretto un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'imperatore. Allora, avrei potuto passare il tempo con Cio o con gli altri. Ma come ho detto, dobbiamo formare anche nuovi legami. Potresti ottenere punti esperienza. La determinazione di battaglia di Kanji si è rafforzata. Ora puoi destare un alleato atterrato in battaglia. Per essere sicuro di non crearvi problemi, beh, forse è il caso di fare il culo a quei bulletti. Li spazzerò via. Gli faccio il culo. Hai parlato con Kanji per un po' e sei tornato a casa. Lo renderemo una brava persona. In realtà lo è già, solo che, sai. Oh, eccoti. Ah già, ti è arrivato un pacco, è sul tavolo. Il pacchetto Fundoshi Jinji e uno sticker premio. Ok, con tre sticker otteniamo qualcosa. Che cosa? Non si sa. Nessuno dei due vuole parlarmi ancora, eh? Due giorni. Userai lo scooter di papà, pazzesco. Quindi sei anche tu in una banda di motociclisti. Quando ti vedrò in TV, no. A costo di sembrare un disco rotto, ricordati di rispettare il codice della strada, ok? Potresti essere tu a causare un eventuale incidente. Hai ragione. Ok, vediamo. Ciao, sono Yukiko. Scusami se ti chiamo così tardi, ma ti va di entrare nella TV domani? Sono sicura che potremmo affrontare qualsiasi cosa se facciamo pratica. Pensaci su. Yukiko ha riattaccato. Stai valutando di esplorare il mondo della TV. Effettivamente non è una cattiva idea, ma per il semplice fatto che dovrei allenare un po' Kanji. Potrei farlo. Dipende anche da quando è che entreremo la prossima volta. Se ci fosse un giorno di pioggia in cui non c'è nulla da fare, potrei farlo. Cos'è che ci manca da aumentare al momento? Abbiamo la conoscenza da aumentare, eh? Allora, vorrei fare un attimo un controllo. Io ho salvato. Proviamo a leggere. Comprensione dialettica. Beh, aumenta anche la conoscenza. Beh, sembra che la scelta migliore sia la via del ramen a questo punto. Vabbè, proviamoci. Questo libro spiega le varie tecniche di preparazione dei noodles da molte regioni differenti. Sembra tutto squisito, forse dovresti parlarne con qualcuno. Con chi? Leggere ancora qualche pagina. Ok, allora, io non ho capito se leggendo mentre piovi prendi quel determinato bonus o era solo quello del libro del macho che è stato così. In ogni caso,
Ciao! Chi pensi sarà il prossimo ad apparire nel canale di mezzanotte? Ho sentito che stasera pioverà, ma smetterà prima di far mattino. Ehi, hai cercato di risolvere il caso da solo nel tempo libero? Lo so, dovrei dedicarmici anch'io, ma quel genere di cose non è proprio nelle mie corde. E tu invece? Ho un buon intuito. Quanto ti invidio. Beh, ognuno ha i suoi pregi e le sue debolezze. Io mi limiterò a sferrare i miei calci. Momenti come questo sono l'ideale per allenarsi. Perché c'è sempre qualcuno che corre quando parliamo con qualcun altro? Le lezioni sono finite. Non puoi fare altro che aspettare un'altra notte di pioggia. Ho ottenuto la patente, ma non conosci ancora bene la città. Dovresti prendere il tuo scooter e andare a fare un giro. Beh, effettivamente piove. Allora, io capisco che Yukiko mi ha detto di entrare nella TV e sarebbe una buona idea visto che piove. Ma vorrei sfruttare le giornate al meglio per aumentare tutte le statistiche, sai, tutte queste cose qua. Ah, giusto. A proposito di allenamenti e tutto il resto, fammi vedere. Kanji, livello 25, sotto di 10 livelli, mamma mia. La sua persona è debole al vento. Ma scusami, sono abbastanza sicuro che quando ho provato ad attaccarlo con il vento non era debole. Però la sua persona non è male, carina. Ah, tra l'altro prima di entrare dovremmo comprargli dell'equipaggiamento, immagino. Quindi sei debole al vento, giusto? Talismano antivento. Il vestito nuovo che abbiamo preso, il Fundon Jujinji, 10 HP, 72 di difesa. Ok, non è niente di eccessivo, anche perché abbiamo 115 noi, gli diamo quello più debole a lui. Quasi quasi, sì, glielo comprerò anche lui l'abbigliamento. Sedia pieghevole. Cosa? Ok, se stasera siamo liberi andrei direttamente dal nostro armaiolo, gli compriamo qualcosa anche lui visto che la sera fa gli sconti. E però ha detto che non pioveva forse fino al mattino. Proviamo ad andare a casa, però effettivamente piove, ho paura che andare con la pioggia in motorino non sia una buona idea. Fai un giro per il quartiere? Parti con lo scooter, sì, vediamo com'è. Brum brum brum. Siamo arrivati alla stazione di polizia, immagino. Questa è la stazione dei treni. Dopo esserti totalmente perso, hai raggiunto la stazione. Però senti che stia iniziando a farti un'idea del posto. Dovrai girare ancora un po' per familiarizzare meglio con la zona. La tua statistica di coraggio è aumentata. Vabbè, ci sta, dai. Almeno abbiamo iniziato ad usarla. Bentornato. C'è Yumi, c'è Adachi, c'è Yukiko, ce n'è di gente, eh. Però penso che Adachi sia l'unico che aumentiamo il rango, vero? Ah! Oh, sei tu, ammazzi il tempo, vedo. Stai studiando, gli studenti devono darsi da fare. Vuoi delle ripetizioni? Adachi sta tornando a casa. Takemitama si rafforzerà presto. Vuoi prendere ripetizioni da Adachi? Hai così poco da fare, Adachi, veramente? Cambe. Come ti viene in mente? Ho dimenticato tutto quello che ho imparato al liceo. Ah. Oh, quella volta mi hai invitato a cena, però, vero? Va bene, ma solo oggi, ok? Ti dirigo a casa di Dojima con Adachi. Ma perché no, tanto? Casa Dojima nel soggiorno. Dovete fare i compiti? No, aspetta, i tuoi non voglio neanche vederli, saranno troppo complicati. Magari potrei dare una mano a quelli di Nanako-chan. Davvero? Io ho dei compiti da fare, il commento di un libro. Ah sì? È piuttosto facile se sai come fare. Non devi per forza leggerlo tutto, leggi quel che c'è scritto sul retro e fai il riassunto di quello. Dici davvero? Ma la maestra ha detto di leggerlo e scrivere cosa ne penso. Non preoccuparti, dobbiamo essere rapidi qui. È controproducente, ma per aumentare il rango con Adachi devi essere d'accordo con lui. Io non insegnerei mai a Nana con una roba del genere, però hai ragione. Anche tu la pensi in questo modo, che fratellone birichino. Adachi ride di gusto. Fratellone, sei un delinquente. Forza Nanako-chan, tira fuori quel libro. Mamma mia. Non dovevo fare nessun commento, devo soltanto leggerlo e poi un adulto deve disegnarmi un simboletto come prova che l'ho letto per davvero. Ah, ok, un gioco da ragazzi, però come facciamo con il simboletto? Dojima-san farà tardi oggi. Puoi farmelo anche tu, Adachi-san. Io, ok, se sarai brava ti disegnerò un fiore grande grande. Sì, evviva! Allora cominciamo. C'era una volta in una foresta grande grande vicino a un fiume piccolo piccolo un alligatore rosa. Nanako legge con attenzione. E così nessuno ricorda mai il povero alligatore rosa. Anche oggi il lago risplende proprio come faceva allora. Fine. Eh? Oh, hai finito. Allora, posso avere un fiore grande grande? Sì, certo, subito. Evviva, un fiore.
E tu? Non hai niente di cui possa disegnare un fiore per te? No, mi dispiace. Ah, come sei noioso. Sicuro di essere imparentato con Nanako-chan? Lascia stare. Sembri molto maturo per la tua età, ma sei ancora al liceo, sai. Non dico che dovresti venire da me, ma se dovesse succedere qualcosa, sappi che non dovrei esitare a parlare con un adulto. Adachi sembra preoccuparsi per te. Senti di conoscere Adachi un po' meglio ora. Ah sì, perché tanto. Toru Adachi, livello 5. L'affinità è salita a livello 5, giullare è migliorato. Cavoli che stanchezza. Vi dispiace se schiaccio un pisolino? Quella vecchia mi ha portato alcune foto di potenziali pretendenti. Voleva che guardassi quelle ragazze così carine. Ho dovuto fare degli straordinari per starle dietro. Tanto non mi sposerò mai. Non vuoi sposarti? Il matrimonio è la tomba del divertimento. Tra una ventina d'anni capirai, Nanako-chan. Mi fa ridere che gli è apparso il punto di domanda e non ha chiesto niente. Ora che ci penso, chiunque voglia sposare Nanako-chan dovrà mettere in conto di avere Dojima-san come suocero. Ah, è qualcosa che ridurrà drasticamente le sue chance. Rimangiatelo subito, lei si sposerà di sicuro. È semplicemente impossibile. Mi dispiace, Nanako-chan. Oh no. Me la sposo io allora, Nanako-chan, stronzo. Nemmeno io mi voglio sposare. Non mi piacciono le persone con le calze bucate. Io non ho le calze bucate. E invece sì, l'ho visto. Oh no, avete passato una piacevole serata assieme. Vabbè, oh. Per oggi le lezioni sono finite. Non puoi fare altro che aspettare il giorno di pioggia. Ho tenuto la patente ma non conosci ancora bene la zona. Dovresti prendere lo scooter e andare in giro. Gli amici dello sport, c'è Yosuke. Yumi oggi non c'è perché è sabato. C'è un'altra persona da aiutare. Sapevi che una volta c'era un club di pulizia in questa scuola? Io sono l'ultimo membro esistente del suddetto club. Insomma, gli altri si sono già diplomati. Quest'anno tocca a me. Anche se il club chiuderà i battenti, sono alla ricerca di qualcuno che tenga viva la mia passione. Tu sembri molto promettente. Non è che ti andrebbe a succedermi? In realtà no. No, però vabbè. Davvero? Allora vorrei che ti procurassi l'attrezzatura che dimostri quanto sei degno di farti carico della nostra passione per le pulizie. L'ardente club delle pulizie. Non preoccuparti, non è così difficile. Voglio che ti presenti con un utensile e un capo d'abbigliamento adatto alle pulizie. Cercali e riportali da me. Allora, insomma, credo che tu ti debba mettere un costume e ci sia un'arma divertente, che sarà tipo una scopa o uno scopettone o qualcosa di simile. Comunque sto facendo... Oh, c'è Marie, esatto. Sto facendo giusto il giro per vedere chi è disponibile. Ciccia, sei disponibile? Oh, eccoti, mi porteresti da qualche parte? Sembra che me li voglio uscire. Si rafforzerà presto. Toh, finalmente. Iko? Sì, andiamo. Marie sembra felice. Ehi, posso visitare una scuola? Tu ne frequenti una, giusto? Vuoi andare a vedere com'è? Hai deciso di accompagnare Marie a scuola. Incontriamo Kanji sulla banchina del fiume Samegawa. Hai deciso di portare Marie a scuola con te. Ne. Tu vai a scuola tutti i giorni, vero? E non ti stanchi mai? È un mio dovere alla fine. Allora degli impegni da quelle parti. Almeno hai qualcosa da fare. Stare in quella stanza è così noioso. Finirò per morire di noia. Mi sembra un'ottima idea. Chissà se il nasone la troverà sorprendente. Che tu muori o che vieni a scuola? Marie sembra avere in mente qualcosa. Ehi, socio, pensavo fossi già andato a casa. Ah, e là Marie-chan, è un po' che non ti vedevo, Ho sentito che sei uscita con Chie e Yukiko. E così le stai facendo fare un giro, Che fate? Una passeggiata? Voglio mostrarle la scuola. Davvero? Spieghi a Yosuke che Marie vorrebbe vedere la scuola. Oh, capisco. Beh, dopo tutto Marie-chan frequenta un'altra scuola. Anche se mi chiedo cosa ci sia di speciale nel nostro liceo. Oh, beh, d'accordo, vengo con voi. Permettimi di darti il benvenuto al liceo Yasugami. Posso entrare? Ma certo, le lezioni sono finite, ma c'è ancora qualcuno in giro. Possiamo entrare. Insomma, possiamo sempre dire che ti stiamo mostrando la scuola. E andiamo. È così semplice. Andiamo. E se entra un terrorista, Liceo Yasugami, corridoio del secondo piano. Wow. E qui c'è la nostra classe. Piuttosto retro, E accogliente, diciamo così. È molto grande. Tu dici? Beh, in effetti il terreno della scuola è piuttosto grande, se contiamo anche i campi, i cortili e tutto il resto. E dalle tue parti, Marie-chan, la scuola è più piccola, dato che è in città? Dalle mie parti? È minuscolo, cioè una stanza sola. Una stanza sola? Ma veramente?
Magari è una specie di corso avanzato o qualcosa del genere. Non saprei. È piccola, buia, il nasone non spiccica mai una parola. Anzi, nessuno dice niente. È una noia mortale. Il nasone. È così che chiami il tuo insegnante. Un insegnante che non parla. Ma così non trascura il suo lavoro. Voglio andare sul tetto. Ehi, voglio vedere qualcos'altro. C'è qualcos'altro da vedere, giusto? Marie sembra molto interessata alla tua scuola. Sto andando da sola. È una ragazza molto particolare. Esatto. È strana proprio come l'ultima volta. È anche vero che ultimamente mi è capitato di incontrare gente un po' particolare, quindi ormai ci sono abituato. Ma quindi davvero mi stai dicendo che Marie può venire nella nostra scuola? Ne dubito. Il tetto del liceo Yasugami. Però... E qui è dove passiamo il tempo in compagnia. Allora, che ne pensi? Non è un posto fantastico dove trascorre la giovinezza? No, la giovinezza. Come si trascorre la giovinezza? Fammi un esempio. Un esempio? Beh, sai, coltivare amicizie, condividere le difficoltà, confidarsi l'un l'altro, cose del genere, no? Mi fa uno strano effetto doverlo esprimere a parole. Non capisco. Anche la verde e la rossa fanno queste cose. Ma certo. E perché fate queste cose del genere? Non avete niente di meglio da fare? Devo proprio continuare. Beh, è divertente, ecco. Stringere legami che non siano superficiali. Passare il tempo con chi conosce il vero te. Il vero te. Stare con persone di questo tipo mi aiuta a non perdere di vista chi sono. Sai, così posso affrontare me stesso. Ah, è troppo imbarazzante. Scusa, non riesco a dirti altro. Affrontare se stessi. Trascorriamo la giovinezza assieme, allora. Yada. Eh? No, e a cosa dovrebbe servire? Marie è assorta nei suoi pensieri. Ho forse fatto una caponata, dovevo dirle sul suo vero io. Meglio se cambiamo discorso, dimentica pure quello che ti ho detto. Allora, vediamo, ci sono. Non hai ancora visto la biblioteca, vero? Non abbiamo mica tutto il giorno, andiamo. Affrontare il vero io. Sembra che Marie stia riflettendo sulle parole di Yosuke. Senti di comprendere Marie un po' meglio ora. Vorrei solo ricaricare per vedere se il vero io cambiava qualcosa di particolare. Perché mi sento un po' un cafone ad averle detto quella roba lì. Andiamo. Dopo aver mostrato la scuola a Marie, in compagnia di Yosuke, è ricompagnata alla stanza di velluto. Bentornato. Vediamo. No, come ho già detto, non c'è alcuna verità. No, non è cambiato granché. Però perlomeno mi sento meglio con me stesso a non averle risposto una cafonata. Sono tornato a casa, andiamo a prendere le verdurine assieme. Tanto raccoglierle non ci fa perdere tempo, perlomeno. Sembrano buonissime, ti aiuto a raccoglierle. Abbiamo raccolto le verdure, credi che ne cresceranno altre? Daikon del ritorno. Sì, saranno i gom di... fatti di verdure, insomma. Piantiamo la verza che la signora ne aveva bisogno. E sicuro ne cresceranno due, di sicuro. Visto che adesso il daikon del ritorno me ne hanno fatto uscire uno. Questo me ne farà uscire due e dovrò farlo due volte. Quindi se riusciamo il giorno prima coltiviamo le verdure. Hai piantato la verza? Che bello. Quanto tempo ci vuole per la verza? 6 giorni, eh? Però aspetta, coi lavori fa vedere un attimo. Abbiamo il tutor che ci aumenta la tua dialettica. Un'alta comprensione però, eh? Mentre il lavoro part-time ci aumenta il coraggio. Ed è di notte. Ok, allora fammi vedere se c'è qualcosa da fare. Ok, no, Adachi non è libero. Quindi direi di provarci. Proviamo con l'ospedale, allora. Accetti questo lavoro? Sì. Senti che la tua diligenza è sufficiente per lavorare in ospedale. Hai accettato di lavorare come interviente all'ospedale. Parti dalla fermata dell'autobus dell'area commerciale di mercoledì, giovedì e venerdì notte. Vabbè, che sfortuna. Quale vuoi leggere? E a sto punto vediamo se il tutor posso farlo. Martedì, giovedì e sabato. Vediamo se va bene. Richiede che la tua comprensione sia di livello santo. Mamma mia. Guarda un po', questo aumenta giusto la comprensione. Però a sto punto torno a casa e mi leggo La via del ramen, sperando che una volta letto tutto mi dia una bella bustata di statistiche.
Oggi non c'è scuola, ti chiedi quando tornerà a piovere cosa potresti fare, c'è il canale da guardare. Quanto ci fai? 3, 2, 1? Non sapevo che mi chiamava qualcuno. Ciao, sono Yukiko. Scusami se ti chiamo così all'improvviso. Oggi è tempo di uscire. Va bene? Va bene, ci vediamo fra poco. Sei organizzato per uscire con Yukiko. Sperando che non sia una perdita di tempo, passami il termine, Yukiko. Santuario Tatsuhime. Yukiko ti ha portato qui dicendo di voler porgere i suoi omaggi. Ogni tanto vengo qui, c'è pace e silenzio. Ci vengo anche con le cameriere. Tipo quando è in arrivo un grosso ospite. È il luogo delle nostre visite a Tsumode. Io non so cos'è la Tsumode però. Ed è anche dove ho preso l'omamori per gli esami. Una volta lasciata la città, non avrò più modo di venire qui, eh? Beh, in realtà no, puoi tornare quando vuoi. Prendi la macchina, il pullman, il treno, sei qua, però... Non tornerai? Nonna, non potrei riaffrontare i miei. Yukiko ha l'aria abbattuta. Oh, Yuki-chan. Kasai-san, che ci fai qui? Faccio una pausa dopo aver ordinato al negozio di alcolici. Ah, così ora lo sai. Oh, non lo dirò a nessuno. Stavo solo scherzando. Oh, lui è il famoso fidanzato di cui tanto si parla. Capisco, tutto quello sgomberare in cucina ha dato i suoi frutti, eh? Non è come pensi. Wow, sei diventata rossa come un peperone. Beh, vi lascio da soli. Lo sapevo. Diamine, ti chiedo scusa. Oh, ero una delle nostre cameriere. Si sono fatti un'idea sbagliata. Mi dispiace davvero. No, no, perché? Io odio queste scelte morali. Perché poi finisco che io non so davvero chi scegliere nella vita. Facciamo un po' i marpioni, dai. Non si sono sbagliati. Oh, e smettila. Non sono scherzi da fare. Sembra che Yukiko stia sudando in modo innaturale. Kasai-san mi sta insegnando a cucinare assieme alle altre cameriere e ai cuochi. Ho detto di voler imparare da sola, ma continua a fare disastri. Mi sono ustionata un paio di volte. Piccolina. Permettici di insegnarti, mi dicono. Dovrei essere io ad andare a bussare alla loro porta, eh? Sprecano tutta la loro pausa per darmi lezioni. Sono tutti così dolci con me. Quando una volta ho azzeccato un minimo il piatto, si sono stretti tutti intorno per assaggiare e mi hanno fatti complimenti. Non sapevo proprio che dire, ero felicissima. E poi ho i miei amici a scuola. Tutto sommato sono proprio fortunata. Voglio dare il massimo, per il bene di tutti. Nel sorriso di Yukiko percepisci la sua placida passione. Senti di comprenderla un po' meglio. Ah no, siamo già a livello 7. No, siamo già a livello 7 con due ragazzi. Io non voglio scegliere. Io non voglio scegliere. Papessa è migliorato, la determinazione si è rafforzata. Può sopravvivere a un colpo mortale in battaglia. Perfetto. Mentre io sto cercando di andarmene, tradendo chi è stato gentile con me, suppongo sia inevitabile. Bye bye. Hai fatto compagnia a Yukiko e poi siete tornati a casa. Beh dai, almeno non è stata una giornata persa. Oh, oh, ehi, hey, bentornato. Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Oh, patte. Aspetta però. Che succede? Parli con Nojima del lavoro serale. Che cosa? Lavori part time la sera? Ah, ehi, sono il tuo tutore, ricordi? Credi davvero che ti permetterò di fare una cosa del genere? Probabilmente no. Ah, sei un tipo sincero. Hai avuto coraggio a parlarmi, considerata la reazione che potevi aspettarti da me. Accidenti. D'accordo, puoi farlo. Mi fido di te, meglio così, piuttosto che spingerti a farlo a mia insaputa. Anche se siamo in una cittadina di campagna, però, ci sono molti modi in cui puoi cacciarti nei guai. Fai attenzione, è una promessa, chiaro? Quindi in pratica posso uscire? Posso uscire quando voglio. Sì, libertà.